Se questo video supera le 20.000 visualizzazioni, 20.000 visualizzazioni, io vi prometto che vi porto una challenge dove mangiamo per 24 ore tutto quello che desidero, tutto senza contare. Portiamo tipo un cheat meal, si dice così, io. Comunque portiamo quello, quindi mi raccomando, 20.000 visualizzazioni e uscirà quel video. Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Non urlo perché vi dico che sono le. Sono quasi l'una, il giorno non si leggerà mai, ma fidatevi che è 20, sì, 26 e 28 giugno. È quasi l'una e vi dico solo che noi tra 5 ore barra 6 faremo il secondo passo della giornata, cioè il passo più importante della giornata che è la colazione. Sto morendo di caldo, mi sto letteralmente sciogliendo, quindi mi scuso, domani vedrete in condizioni migliori. Allora, ci tenevo a dire che in questo video che non vedrete le calorie scritte, perché voglio proprio godermi questo video insieme a voi senza stare a calcolare, prendermi proprio questa giornata un po' di svago per mia, perché giugno è stato un mese molto particolare, è stato molto, un mese molto impegnativo, come lo sono anche luglio e agosto, ma va bene così. Poi ve ne parlerò anche più avanti, vabbè, sto incominciando a lavorare, quindi ci sta, non ho molto tempo anche per fare i video, quindi ne approfitto, però ci tenevo a fare questa challenge, quindi per questo motivo non vedete le calorie perché voglio godermi proprio questo pasto insieme a voi, questi pasti insieme a voi. Mi scuso ancora per le condizioni. Anzi, adesso andrò a levare un po' i capelli perché non ce la faccio, fa troppo caldo, veramente fa caldo, per cui amissimo. Quindi scusatemi anche questi capelli un po' così. Inizierei io dai biscotti, avevo voglia di biscotti, eccoli qui, oh. Questi sono i miei biscotti preferiti della Mulino Bianco, non ho accennato la challenge del video, comunque questo sarà il video per quanto riguarda, prenderemo, cioè mi sto fusa, questo è il video challenge della Mulino Bianco, no, non mi trovo con i capelli legati quindi soffrirò un po', sì, sto perdendo colpi perché pensate che sto sveglia dalle 6 di stamattina, quindi vabbè. E poi tutto accompagnato con una bella tazza di latte, logicamente fredda. Andiamo. Eccoli qui, madò, io li amo. Questa sera ho camminato tantissimo, quindi ci sta. Mamma mia, io sto sudando tantissimo perché qui fa caldo. Solo che io non li mangio da tanto tempo, ma io mi ricordo che prima erano molto più burrosi. Sono sempre buoni. Dalle mie challenge si capisce che io adoro il dolce, cioè penso proprio che si capisce tantissimo, io lo amo il dolce. Cioè, raga, mi sono proprio attrezzata. Ok.
questo video, più che una challenge del mulino bianco, mangio per 24 ore, sembra più una 10.000 calorie challenge, quindi. Ma voi sapete che io non mangerò mai un biscotto o una merendina, cioè mi conoscete, raga. Per me questi video sono sgarro, quindi per me significa sgarro. Sgarro per 24 ore. Quindi io con l'ultimo biscotto vi do, vabbè, per me una bella buonanotte, perché mi devo andare proprio a dormire, a fiondare a letto, ma noi ci vediamo domani con la colazione. Buongiorno, mi sono svegliata da poco, infatti ce l'ho fatta solo a vestirmi, sto struccata, però spero che si sente. Sapete che io la mattina, se non faccio colazione, non si accendono le pile, veramente non si accendono le pile. Sono le 7. No, non si vede. Comunque, fidatevi. Sono le 7. Mi sono dimenticata, sono sincera, di mettere a caricare il telefono. Infatti oggi, prima che vada al lavoro, metto il telefono in carica, così vi faccio vedere. Però fidatevi che sono le 7. Scusatemi per la faccia sfatta e qualche rumore in sottofondo, ma durerà poco perché adesso inizieremo a mangiare. E come sempre non può mancare la mia tazza di latte con le proteine. Adoro. E io inizierei subito da una cosa che avete visto come foto della copertina, perché già l'ho aperta per fare la foto, ma non ho mangiato ancora. Sto parlando delle pangocciole, mamma mia che buone. Però io me le aspettavo più grandi, ma perché in ogni mio video le cose me le aspetto sempre più grandi, invece sono rimpicciolite? Cioè, boh. Comunque, eccole qui. Scusatemi se sentite il rumore un po' dei camion che passano, però è solo per oggi. Vedrete tipo 4 pasti in questa giornata, 4-5 pasti, perché non riesco a fare piccoli pasti, ma ne faremo pochi ma abbondanti perché il tempo non c'è. Eccolo qui, è sofficissimo, adoro. Buono, solo che prima, raga, erano molto più grandi, me le ricordo queste. Vabbè, buonissime. Poi passiamo a loro, che non potevo non prenderle. È una delle cose che io adoravo della Mulino Bianco. C'è la crostatina. Crostatina al cacao, ma adoro. Mamma mia. Raga, ma pure lei me l'aspettavo, ma che è? Ma secondo me sono io. È lei.
Stavo pensando che non mi fa più impazzire. Me l'aspettavo diversa. Il profumo è quello, l'odore è quello, ma consistenza. Con una non si capisce mai, quindi per forza la seconda. Poi mi serve la carica per arrivare fino all'1:30, che sono le 7. Quindi mi serve una bella carica. Vi dico che è diversa, perché prima si riuscivano a distinguere i sapori, cioè si sentiva la frolla, si sentiva il cacao, invece no, non si sente niente, cioè... per sciacquarci un po' la bocca, concludiamo con lei. E io con l'ultimo pezzo. Noi ci vediamo con il pranzo. Eccoci qui con il pranzo. Sono appena arrivata dal lavoro ed ho famissima. Allora, sono le 13:08, che non si vedrà una cippa, ma fidatevi ragazzi, vi faccio vedere anche l'orologio, quindi fidatevi. Allora, adesso mi andrò a gustare queste buonissime piedine dell'Ambulino Bianco, che l'Ambulino Bianco le chiama piadelle. Queste qui sono le classiche. Mi scuso se sentite rumori, ma passatemelo perché dentro fa caldo, qui butta un pochino di venticella, ma penso che si sente bene. Quindi volevo prendere quelle integrali, però ho detto no, ma che integrali. Guardate qui che spettacolo. Vi ho fatto anche la clip, cioè adoro. Eccole qui, oh. Cioè food porno, portami via. Allora, è macinato di bovino con salsa cocktail, mais e rucola. Andiamo? Oh, vabbè. Altro che un wrap di Mac di Old Wild West, cioè adoro. Mamma mia. Spettacolo. No. C'è anche il mais, mamma mia che spettacolo. Comunque, macchina a parte, se questo video supera le 20.000 visualizzazioni, io vi prometto che vi porto una challenge dove mangiamo per 24 ore tutto quello che desidero, tutto, senza contare. Portiamo tipo un chat meal, si dice così, io. Comunque portiamo quello, quindi mi raccomando, 20.000 visualizzazioni e uscirà quel video.
comunque queste pedine sono promossissime, sono proprio buone. Seconda. Oddio, non ho cadito tutto nel piatto. Anche il pranzo è andato e quindi noi ci vediamo con penso il pre-workout, perché andrò in palestra un po' più tardi, quindi ci vediamo con il pre-workout. Eccoci qui con la merenda, scusatemi la luce ma io non ce la posso fare, non si noterà niente, mai, ma io sto tutta sudata veramente qui sopra da me, visto che sto all'ultimo piano, c'è il forno, pensate che non ho il condizionatore, quindi capitemi. Mi sono appena svegliata, sono le 16:15, ok, si vede, sono le 16:15, mi sono addormentata che erano tipo 1:30 e mi sono svegliata adesso, quindi fatevi due conti, ma per addormentarmi io stavo davvero stanca. Però io sto andando in palestra e quindi una bella ricarica ci sta. E quindi caffè, non può mancare il mio adorato caffè prima dell'allenamento. Giriamo. Con una bella crostatina al cioccolato. Cioè io non so voi, ma io quando mi sveglio ho una fame assurda. Però di sempre di dolce, questa cosa non l'ho mai capita, ma andiamo. Comunque ribadisco che non sono le mie adorate crostatine di tantissimi anni fa. Si sente proprio che sono tipo sfumate e le ho appena acquistate, per dirvi. E adesso un bel biscottino inzuppato nel caffè, ci sta tutto, sono tutti spezzati sti cosi, ci sta. Secondo me oggi arriverò in palestra che sembrerò Hulk, sembra avrò una forza assurda. Buon allenamento a me e noi ci vediamo con il post workout. Eccomi qui con il penultimo pasto di questa giornata, sono le 20:40, finalmente si vede bene, vi faccio vedere anche il giorno se si vede. Oddio, vabbè, comunque giorno sempre 28, io sto morendo di caldo e come avete visto sono quasi le 9,
le ho detto tutto. Io sono, vabbè, sono tornata dall'allenamento, mentre mi sono docciata, guardate i miei capelli, in che stato sono, solo il pensiero che devo passarmi la piastra, mi sento male. E quindi stasera andiamo di panini. Mi sono dimenticata di farvi vedere la confezione, però, un attimo. Ormai vi devo far vedere le cose per forza fuori, perché dentro non si può stare perché fa troppo caldo. Io sto fuori e non passa un filo d'aria. Infatti sto morendo, avevo prima i capelli attaccati ma legati, ma sono impresentabile veramente. Allora, i panini sono questi qui della Mulino Bianco, che sono gran pagnotte. Sinceramente li volevo tostare, però sono morbidissimi, quindi due paninozzi per me con hamburger biscottona, poi salsa cocktail e rucola, adoro. Andiamo con il primo morso. Bene. Spero di non sporcarmi, solo questo. Comunque, devo dire che questi paninozzi sono promossissimi perché sono morbidissimi, quindi io ve li consiglio. Quindi noi ci vediamo più tardi con l'ultimo pasto. Sono le 00:46, sono rientrata a casa giusto per concludere la challenge e andrò a mangiare questi cornetti integrali a frutti rossi, eccoli qui. Vediamo un po'. Questa è una novità della Mulino Bianco, perché prima non c'erano. Eccolo qui. Niente male. Come sempre,
uno sputo all'interno. Anche quindi, anche questa challenge volge al termine. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!